Siamo a Calcinelli nel parco Unicef che è stato sistemato da poco. Qui c'è il rifugio Gaucho che ci ha ospitato per fare una ricetta e con noi c'è uno del gruppo Masterchef che troviamo, Masterchef Calcinelli, che troviamo su Facebook. Il gruppo l'hai ideato tu e con noi è Ivan Paci. Come nasce? Dunque, noi abbiamo sia un'associazione che un gruppo Facebook. L'idea nasce quando 3 anni fa, alla seconda edizione di Masterchef Italia, ebbi la brillante idea di segnarmi per partecipare. Non avendo risposta, mi sono creato un Masterchef più piccolo, a misura mia, personale, e ho fatto un Masterchef Calcinelli. Un po' provinciale come cosa, però ha avuto il suo risvolto positivo perché nel giro di qualche giorno c'erano già 200-300 persone nel gruppo e a tutt'oggi insomma ci sono più di 3.000 persone, quindi è diventata una cosa molto alla moda, diciamo, ma anche molto divertente perché poi all'interno del gruppo abbiamo messo un concorso con dei premi che offerti dai negozianti di Calcinelli dintorni e quindi una cosina un po' divertente, dinamica, ecco. Quindi non è rimasto circoscritto a Calcinelli, perché per avere 3.000 iscritti e poi vedo che ogni giorno se ne aggiungono qualcuno di più, la gente si appassiona, anche gente di fuori. Sì, beh, la cosa diciamo che si estende anche ai paesi limitrofi, c'è qualcuno anche che viene un po' più da più lontano, ecco, però per capire il senso di Masterchef Calcinelli bisogna essere almeno della zona, ecco, secondo me. E da questa cosa che ha preso molto molto successo è nata anche l'esigenza di fare un'associazione, perché io con altri membri del gruppo Facebook siamo stati chiamati, comunque ci piace molto andare in giro a cucinare anche alle feste di paese eccetera, ed è nata l'esigenza appunto di creare un'associazione senza scopo di lucro, ma che con i proventi riesce a mantenere una bambina a distanza, la nostra Rose, che abita nelle Filippine con la sua famiglia. L'aiutiamo ormai da 2 anni e mezzo. E quando abbiamo iniziato la bimba aveva 4 anni e dall'anno successivo è potuta andare a scuola e comprarsi dei vestiti per lei, per la sua famiglia, eccetera. E il sogno sarebbe di andare nelle Filippine a trovarla un giorno con tutti i nostri collaboratori. E da lì, da questa cosa è nata anche l'esigenza di aiutare un po' anche chi è più vicino, quindi diciamo che nelle nostre prerogative c'è di fare delle feste a basso costo, quindi aiutando chi proprio viene anche alla nostra festa, e con il provento aiutare anche la Caritas di Calcinelli e comunque anche le varie onlus dei dintorni, per quanto possibile, perché poi voglio dire, mantenendo dei prezzi bassi non è che abbiamo degli incassi, dei guadagni grandi, però per quanto è possibile, insomma, ecco, per Pasqua, per fare un esempio, abbiamo comprato 60 bottiglie di olio d'oliva per le 60 famiglie che vanno a rifornirsi alla Caritas di Calcinelli. Quindi siamo entrati nelle case di ognuna di queste famiglie con la nostra associazione e nel nostro piccolo è diciamo una cosa che ci dà soddisfazione. Sì, poi comunque è nel piccolo che si vede l'umanità della gente, no? Sì, beh, diciamo che noi lo facciamo per aiutare, per aiutarci e per divertire, aiutarci nel senso che quando facciamo le feste comunque ci divertiamo anche noi, quindi la gente ci vede un po' come un gruppo di pagliacci che fanno un po' di divertimento, ma alla fine siamo persone, padre e madre di famiglie, persone serie, professionisti nel nostro lavoro, e che il sabato e la domenica, ecco, si svagano un po' così cucinando, stando in compagnia e facendo anche un bicchiere di più, ecco.
Quindi se qualcuno vi volesse invitare per una festa, per cucinare, così, dove si deve rivolgere? Al gruppo Facebook, un numero in particolare, un sito? Sì, beh, di solito quando facciamo le feste c'è il mio numero di telefono, ma comunque dell'associazione, ma il metodo più facile al giorno d'oggi è comunicare su Facebook o sul mio Messenger privato o comunque facendo un post proprio nel gruppo Masterchef Calcinelli. Bene, dopo voi fate la selezione delle feste che vi invitano oppure andate un po' a cuore. Ma diciamo che cerchiamo di andare un po' da tutti, ecco, per quanto possibile. Chiaramente, come ripeto, siamo gente che lavora, quindi abbiamo solamente il sabato e la domenica liberi e non è che tutti i sabati e tutte le domeniche andiamo a fare delle feste, ecco. Però una volta al mese diciamo che riusciamo e quindi accontentiamo un po' tutti, ecco. Ivan, la passione per la cucina, come nasce? Ma diciamo che da sempre ho questa passione perché fin da piccolo con mia nonna stavo in cucina, osservavo lei e che mi ha fatto muovere i primi passi, diciamo, facendo della pasta o dei ragù. Ecco, guardavo lei, magari mi faceva solamente girare il ragù, però l'olfatto mi aiuta tuttora a ricordare com'era quel ragù e a rifarlo uguale. Oppure un aneddoto: al mio compleanno di 18 anni ho invitato tutti i parenti, io ho cucinato io, avevo fatto, mi ricordo ancora il menù, avevo fatto le tagliatelle con la panna, le noci e i porcini, quindi squisite, e Ci credo. ancora mio cugino quando mi vede mi dice: mi ricordo ancora le tagliatelle che avevi cucinato quando avevi 18 anni. E avevo fatto un polpettone ripieno, che la fetta era abbastanza spettacolare perché si vedeva anche l'uovo sodo all'interno, eccetera. E ecco, voglio dire, ho sempre cucinato e Questo all'età di 18 anni, quindi il tempo è passato e comunque la passione non si è persa, anzi. no, anzi, si rafforza tutti i giorni facendo ricette nuove, scoprendo nuovi prodotti, e leggendo anche un po' sui libri, eccetera. E alle volte anche guardando cosa c'è dentro il frigo e inventando delle ricette così, diciamo alla buona. Alla buona, ma non è detto che non siano buone. Alle volte, proprio con gli ingredienti casuali che si trovano nel frigo, escono delle ricette nuove. Sì, devo dire che è vero anche quello. Dell'associazione te, Ivan, sei presidente, quanti siete? Ma siamo 7 consociati, però chiaramente dopo anche i mariti e le mogli dei soci vengono sempre alle feste, quindi vorrei fare un invito alla gente, essendo due cose distinte, l'associazione e il gruppo Facebook. Volevo fare un invito anche a tutti coloro che partecipano al concorso Piatto della Settimana sul gruppo Facebook, o comunque anche a tutti coloro che seguono, che pubblicano le ricette. Ecco, se avete voglia, se volete coinvolgervi un po' anche nei nostri eventi, ecco, contattatemi, non abbiate paura perché c'è posto per tutti. Anzi, siamo alla ricerca di gente che ha voglia di cucinare e che ha voglia di divertirsi e di stare insieme. Quindi benvenga anche a questa cosa, ecco. Ok, quindi qualcuno che vuole partecipare proprio nell'associazione a fare queste feste, queste cucine tutte divertenti, perché poi vi divertite, che vengano, che ti chiamino. Certo, poi adesso ci saranno degli eventi dove faremo anche delle gare, quindi il mio invito è ancora rinnovato per questi eventi, dove magari faremo delle gare di tagliatelle, oppure come abbiamo fatto lo scorso anno, oppure anche delle vere e proprie gare di mangiata, ecco. Abbiamo La buffate? delle buffate, abbiamo qualcosa che bolle in pentola per rimanere in tema e lo scopriremo nei prossimi mesi. Quindi seguiamo il gruppo Facebook perché lì vediamo tutte le novità. Certo. Stateci vicino e stateci dietro e partecipate agli eventi che facciamo del bene anche a chi è meno fortunato. Ok, grazie. Grazie a voi.